Direttore, lei ha anche partecipato ai tavoli di lavoro che hanno portato poi all'adesione alla capogruppo ICCREA. Cosa cambierà al momento in cui appunto verrà ufficializzata questa adesione? Ma diciamo innanzitutto oggi è un momento molto importante, in effetti è un punto di svolta del credito cooperativo in generale e un punto di svolta evidentemente anche per noi nell'ambito della capogruppo ICCREA. Che cosa cambia? Cambia che oggi non saremo più una banca sola, ma siamo un gruppo e come gruppo evidentemente avremo delle dimensioni in termini anche di struttura patrimoniale ben più ampia, al di là di quello che diciamo è la nostra struttura singola. Quindi è un momento importante, un momento di rafforzamento del credito cooperativo che come gruppo comincia a configurarsi tra i principali gruppi finanziari italiani e quindi per i nostri soci, per i nostri clienti avranno di fronte un gruppo che sarà in grado di appoggiarli in maniera ancora più forte e molto più presente in quelli che sono i fabbisogni del mercato, con una capacità anche da un punto di vista di investimenti molto più importante. Questo sta assolutamente a significare che la banca anche in questo nuovo contesto continuerà quello che credo che abbia fatto egregiamente in tutti questi 104 anni. Stare vicino alla gente, essere volano, propulsore e schimica dello sviluppo e considerare e dare anche qualche emozione, perché al di là degli aspetti estremamente economici e produttivi c'è sempre bisogno di far capire che c'è quella solidarietà che ha fatto sì che la cassa nascesse nel 1942 e che è stata in tutti questi anni coniugata in tutte le maniere.